sono 53 i luoghi italiani dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ma sono innumerevoli i tesori del nostro paese, lo sappiamo. Basta guardarsi intorno per accorgersi delle tante bellezze della nostra Italia. Una casina tra le acque di un lago, il lago del Fusaro, a Bacoli, a poca distanza da Napoli. Singolare vista dall'alto è la sua forma poligonale, fatta di curve e rientranze. A volerne la realizzazione il re Ferdinando IV di Borbone. Un casino di caccia le cui stanze ospitarono personaggi illustri come Mozart, Rossini, Metternich e lo zar di Russia Nicola I. Qui la leggenda antica collocava una delle porte dell'inferno, la palude del fiume Acheronte. E qui Luigi Vanvitelli, sul finire del Settecento, costruì un elegante padiglione rococò su uno scoglio roccioso. Al tramonto, le acque del lago si tingono di rosso e la casina vanvitelliana appare come un luogo sede di incanti e di segreti.